Eccoci qua amici di Toscana TV e di Casa Viola, benvenuti a una nuova puntata, chiaramente tutta di marca fiorentina, ma anche della città di Firenze, perché domani è previsto l'incontro tra il sindaco Sara Funaro e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, quindi parleremo anche di questo. Prima però i titoli, grazie alla regia di Leonardo Aloè. Stadio, domani l'incontro tra Commisso e Funaro e poi analizzeremo ovviamente tutte le situazioni eventuali, però 10 gol subiti in 6 gare per la Fiorentina, ma forse è un problema di caratteristiche dei difensori, non solo di modulo. Palladino e la pressione, prima della sosta un bilancio e vedremo il calendario dove la Fiorentina è chiamata quantomeno a vincere una partita. 3-5-2, il modulo prescelto da Palladino a Bergamo contro l'Atalanta, in attesa di Gudmundsson per tornare al 3-4-2-1? Oppure no? Oppure è questo il nuovo scacchiere della Fiorentina? Corri la vita, si avvicina l'evento del 29 settembre ed è per questo che ne parliamo volentieri con il nostro Giacomo Guerini. Ciao Jack, buonasera, grazie di essere con noi. Ciao a tutti, buonasera. Cominciamo dallo stadio, Giacomo, perché insomma domani il sindaco Sara Funaro incontrerà Rocco Commisso e così ha parlato alle nostre telecamere, c'era la nostra Chiara Valentini questa mattina per intercettarla e ha parlato così di questo incontro e ora analizziamo poi gli scenari che potrebbero verificarsi. Così Sara Funaro. Ma allora sì, l'incontro è confermato, ovviamente mi auguro che sia un incontro costruttivo. L'interesse, come io ho sempre detto, della città e dell'amministrazione è quello di riqualificare lo stadio, di dare una casa alla Fiorentina e una casa ai tifosi, per cui su questo andrò avanti in un confronto costruttivo. Confronto costruttivo, dice il sindaco Sara Funaro, con forse Rocco Commisso un pelino più arrabbiato, no? Per tutte quelle questioni, le perdite che generano i settori chiusi, i lavori che potrebbero prolungarsi, però dici un po' come la pensi, Giacomo, e cosa pensi possa emergere dopo questo incontro? Cosa penso che possa emergere? Non lo so, credo che ormai anche Commisso si sia messo l'anima in pace e l'unica possibilità per Firenze adesso è rimettere a posto lo stadio Franchi. Il discorso delle perdite, secondo me, regge fino a un certo punto, perché qualora anche Commisso avesse dovuto realizzare lo stadio con i suoi soldi, avrebbe comunque dovuto chiudere alcuni settori dello stadio mentre con i lavori in corso. Quindi diciamo, a me sembra questo un falso problema. Peraltro, se non sbaglio, la Fiorentina ha fatto 10.000 abbonati, un numero abbastanza scarso rispetto al passato e anche rispetto ad altre tifoserie, quindi questo a me non sembra un problema. Il problema è capire, sono due secondo me, il primo è capire se la Fiorentina potrà continuare a giocare sempre al Franchi anche il prossimo anno e il secondo è capire come sarà lo stadio una volta completati questi lavori, perché se al termine di tutta questa baraonda lo stadio fosse ancora scoperto sarebbe una beffa clamorosa. Se viceversa invece alla Fiorentina venisse consegnato lo stadio che è stato presentato al momento dell'illustrazione del vincitore del bando, ai tempi di Nardella, allora insomma, sarebbe la soluzione più auspicabile, perché altre sul piatto non ci sono. Quindi io credo che sia bene sapere se la Fiorentina potrà sempre giocare al Franchi e se alla fine di tutto questo bailam i tifosi smetteranno di prendere l'acqua oppure no. Il resto sono chiacchiere. Chiedo alla nostra regia di Leonardo Aloè se riesce a ripescare poi anche il rendering, così almeno lo rivediamo graficamente. Però qual è, diciamo, il nodo della questione? Sono quei famosi 55 milioni che mancano all'appello e che in un certo senso trovano una spiegazione anche in questo ragionamento per la Fiorentina. Cioè che la Fiorentina mette su tre punti: questi 55 milioni mancanti e la data di riconsegna delle chiavi. Perché ad oggi, così come ricostruito da Firenze Viola che vediamo grazie al nostro tablet, la Fiorentina dovrebbe riconsegnare le chiavi il 31 maggio 2025. Questa è la situazione. In realtà la Fiorentina sperava in un prolungamento della convenzione dopo aver fatto i lavori nel famoso sottoscala, no? Noi l'abbiamo sempre chiamato così, dove c'era l'allora sede della Fiorentina e dove la Fiorentina sta riallestendo per fare un'area VIP molto più vasta. Questi 150.000 euro investiti
La Fiorentina sperava in un'apertura sotto questo punto di vista, ma così non è. Comunque, leggendo, il Comune di Firenze in queste settimane sta studiando un'ulteriore rimodulazione del cronoprogramma per consentire ai gigliati di rimanere a giocare nella loro casa anche nella prossima stagione. Chiaramente, se sarà così, i tempi si allungheranno e un Franchi ristrutturato chissà quando lo vedremo. Un altro aspetto da considerare è l'aumento dei costi e il danno che si è aggiudicato i lavori subirebbe mantenendo impegnati gli operai e i macchinari a Firenze oltre i tempi stabiliti. Quindi, insomma, allungare i tempi non conviene a nessuno, questa è l'estrema sintesi, e magari questo incontro di domani potrà chiarirci anche a noi che cerchiamo di raccontare questa vicenda in questo groviglio, magari può chiarirci un po' le idee. Sì, sicuramente, insomma, io torno a ribadire, mi pare lampante il fatto che la strada intrapresa sia una strada farraginosa. Io non so se questa fosse l'unica strada possibile, anzi penso di no. Si è deciso di riqualificare il Franchi, di lasciarlo in una zona abitata, dove quindi ogni volta che giocherà la Fiorentina 35.000 persone si riverseranno, ma non dovranno andarci con la macchina perché non c'è posto per il parcheggio e tutta una serie di problemi. Quando, voglio dire, nel resto del mondo lo stadio si fa fuori dai centri abitati, cosa che peraltro fecero quando costruirono nel 1931 il comunale, perché fu realizzato in una zona che si chiamava Campo di Marte proprio perché era un campo. Si è scelta questa strada, ormai si va avanti su questa strada, e ti ho detto, domani ci diranno se la Fiorentina continuerà a giocare all'interno dello stadio Franchi anche la prossima stagione, perché se così non fosse ripartirebbe tutta la tarantella dove si va a giocare, e insomma, abbiamo visto che è praticamente impossibile trovare una sede alternativa. E poi dobbiamo sapere se, ecco, questa bella copertura che vediamo nel rendering, parola terribile, quasi come braccetto, ci sarà o meno. Queste sono le due questioni, il resto sono chiacchiere. Schermaglie tra la proprietà e l'amministrazione, che però interessano poco ai tifosi che vorrebbero andare a vedere la partita come un cittadino di Başakşehir o di Osnan. Cioè, non stiamo parlando di New York o di Parigi, ma di città dimenticate da Dio, che noi abbiamo scoperto solo in virtù della Conference League e che abbiamo scoperto avere gli stadi dove la gente incredibilmente vede bene la partita da ogni settore e non si bagna e non prende le intemperie. Ecco, una volta arriveremo a questo, Firenze sarà alla pari di Başakşehir e di Poznan. Fino ad allora questa città, come del resto tantissime altre città d'Italia, è indietro. Quindi speriamo questo, ecco, altro io non mi sento di dire. Ci sta assolutamente la tua analisi, Giacomo, e magari poi ne parleremo anche nel corso delle prossime puntate. Parliamo però di calcio, argomento a noi senz'altro più caro qui a Casa Viola, dove forse l'interrogativo sta nelle caratteristiche un po' dei difensori, perché dalla nostra messaggistica, a proposito, sempre aperta al 342 19 71 871, c'è chi dice che Ranieri per caratteristiche non può fare il centrale, quindi adesso da difesa a 3, che era un problema, si voleva giocare a 4, adesso si parla sì a 3, però le caratteristiche non vanno bene, quindi in tanti chiamano a gran voce Pongracic, che invece per struttura fisica sembrerebbe ideale per giocare in quella posizione. Concordi? Allora, io non ci capisco nulla, quindi non lo so. Quello che so è che Ranieri è un mancino e che nella sua carriera ha giocato quinto in difesa a sinistra della Salernitana, ha giocato nella difesa a 4 nel centro-sinistra, e quindi ragionevolmente uno l'aspetterebbe una difesa a 3 nel centro-sinistra. Mi sembra che è un ragazzo alto ma non altissimo, quindi fare il centrale di una difesa già alta non mi sembra il massimo. Io torno a ribadire, siccome sono una persona che ama la normalità, nel senso, insomma, di seguire le cose più ovvie, Ranieri dovrebbe stare a centro-sinistra. Pongracic potrebbe giocare centrale e quarta centrodestra. Se però le caratteristiche di questi tre difensori non sono tali per poter giocare con questo modulo, si deve cambiare, perché Ranieri e quarta hanno fatto parte di una difesa che lo scorso anno ha preso 42 gol in 38 partite, che non sono pochi ma non sono neanche tantissimi, perché Pongracic è stato protagonista di un ottimo campionato a Lecce giocando una difesa a 4. E quindi credo si debba trovare il modo per valorizzare questi difensori, che non sono Kroll e Van Dijk, ma che non sono neanche i peggiori difensori del campionato italiano. Io la vedo così, ecco, non capisco perché debba giocare Biraghi in un ruolo che non è evidentemente il suo,
perché Biraghi, abbiamo detto tutta la vita che la principale pecca che lo caratterizzava era quello di avere delle difficoltà a difendere, e quindi metterlo esclusivamente a difendere mi sembra un po' un controsenso. E quindi mi piacerebbe vedere i giocatori ognuno nel loro ruolo, nel modulo ideale per farli rendere al meglio. Soprattutto, vista la falsa partenza della Fiorentina, credo che Palladino farebbe bene a decidere lui uno schema di gioco, un'idea di gioco, scegliere gli 11 interpreti che ritiene più opportuni e cominciare a puntare su questi, perché se tutte le domeniche si tira una riga e si ricomincia da zero, insomma, cominciano ad esserci dei problemi. Vero, cominciano ad esserci dei problemi. E a proposito di difesa, un nostro amico che scrive dice: Caiode è il miglior difensore che abbiamo, come mai non gioca? Società allo sbando, secondo questo, questo amico. Poi c'è chi, come al solito, dice: volete una bella Fiorentina? Fuori Biraghi con Esso Till, poi Mandragora lo controlliamo. Chi addirittura è nostalgico di Barak e scrive: ma Barak non lo potevamo tenere? Poi un altro che ironizza e dice: visto che Biraghi da terzino sinistro a centrale è andato bene, perché in certa occasione non lo si fa giocare centravanti? Questo è il pensiero di Antonio. E poi c'è chi, diciamo, celebra il rinnovo di Comuzzo, ne abbiamo parlato, fino al 2028, dicendo: Pietro Comuzzo come Pietro Vierkwood. Questo è il pensiero di un amico, allora, che ci segue. Se Comuzzo fosse un decimo di Vierkwood, la Fiorentina avrebbe il difensore più forte di questo campionato. E quindi, insomma, io auguro a Comuzzo di valere un decimo, un quinto di quello era Pietro Vierkwood, perché vorrebbe dire giocherebbe in nazionale per 15 anni. Detto questo, a chi rimpiange Caiode dico che in situazioni come queste gli assenti hanno sempre ragione. Cioè, Caiode manca poco, ci fa uscire dalla Conference League, con tutto il bene che vogliamo a Caiode, perché col Puskas ha fatto due errori e in 20 minuti ci hanno fatto stare sotto 2-0. Quindi mi sembra che qua il problema non sia del valore dei singoli calciatori, ma quanto, vedere, di un'idea di gioco della Fiorentina, sia nel proporlo ma soprattutto nel subirlo. E fino a che questo non ci sarà, ci si può divertire a cambiare tutti i giocatori che vogliamo, ma credo che non si arrivi a capo di una soluzione. Ecco, questo mi sembra di poter dire. Parliamo anche di Palladino, che sta subendo in un certo senso un po' di pressione, perché la Fiorentina non ha ancora vinto, 5 pareggi e una sconfitta, e allora forse prima della sosta per le nazionali verrà fatto un po' un piccolo bilancio. Guardiamo il calendario per guardare i prossimi impegni della Fiorentina e per insomma capire in modo molto semplice che comunque non è roba facile. La Lazio domenica alle ore 12.30 al Franchi di Firenze, saremo in diretta qua dalle 12 per raccontarvela con la conduzione proprio del nostro Giacomo Guerrini. La trasferta vicina al Castellani la domenica successiva, poi la gara nel mezzo di Conference League contro il The New Saints a Firenze giovedì 3 ottobre, e poi in casa col Milan alle ore 20.45. Quattro partite dove la Fiorentina deve fare cosa, Giacomo Guerrini? Beh, intanto deve cominciare a vincere, perché non si può pensare, cioè si può, però insomma, se la Fiorentina dovesse arrivare al 6 di ottobre con 0 vittorie in stagione, sarebbe qualcosa di clamoroso e di inaspettato e di insospettabile. Domenica contro, cioè, le partite di campionato sono tutte molto difficili, perché Lazio e Milan sono due ottime squadre. Milan probabilmente arriverà a Firenze un altro allenatore, e a Empoli abbiamo sempre sofferto. New Saints non so neanche chi siano, ma questo non vuol dire niente, perché abbiamo visto col Puskas che siamo capaci di tutto, anche negativo. La Fiorentina deve cominciare a correre, a corricchiare, a muoversi, perché io sono tra quelli che pensa che la rosa a disposizione di Palladino sia un'ottima rosa, non una rosa per vincere il campionato, ma sicuramente Palladino ha gli uomini e le risorse per poter fare, non dico vincere, ma fare meglio col Monza, col Venezia, e quindi mi auguro e spero che Palladino riesca finalmente a trovare la quadra, tenendo presente che Palladino in agosto non è stato, come dire, molto conciliante con la società, insomma ha chiesto aiuti quando non è stato capace di battere il Venezia e il Monza, e adesso giustamente la società gli dice: hai tutti i giocatori e adesso tocca a te. Ma Palladino lo sa, è un ottimo allenatore e sicuramente troverà il modo di risolverla. Mi sembra che la Fiorentina in attacco abbia meno problemi che in difesa, però ad esempio il fatto che finalmente vedremo Gudmundsson accanto a Ken è sicuramente qualcosa che fa ben sperare.
Allora, notizia di oggi che non, diciamo, non c'entra con la Fiorentina è l'esonero di Daniele De Rossi sulla panchina. È la follia di questo calcio. Un allenatore che è stato chiamato a fare da parafulmine una società che aveva deciso di cacciare un allenatore molto amato come Mourinho. Un allenatore lo scorso anno ha fatto bene, perché la Roma con De Rossi ha comunque avuto una buona marcia in campionato ed è arrivata alla semifinale dell'Europa League perdendo con il Bayer Leverkusen, che ha perso una sola partita di stagione in finale con l'Atalanta. E dopo quattro partite De Rossi, al quale era stato fatto firmare un contratto abbastanza lungo, mi sembra, sì, due mesi fa, viene cacciato. Ora, mi immagino che, se è vero che il calcio è sema, però De Winter ha segnato il 94esimo e 40 secondi contro la Roma, quindi 40 secondi oltre il tempo scaduto. Quindi se De Winter non avesse fatto gol, De Rossi sarebbe ancora sulla sua panchina. Ecco, mi pare che questo già dica della scelta della società. Evidentemente la fiducia mancava dall'inizio, e quindi mi chiedo perché a giugno abbiano deciso di fare un contratto lungo. Sì. Avrebbero potuto salutarlo e dirgli grazie per aver traghettato la squadra. Dopodiché la Roma decide di affidarsi a Juric, che è un allenatore che ha fatto benino a Torino, bene a Verona. Sono curioso di vedere come Juric farà giocare i giocatori della rosa della Roma. Vediamo. Sì, lo vedremo. Piccola retroscena, insomma, pare che l'elemento scatenante sia stata una lite dello stesso Daniele De Rossi con la CEO della Roma, e questo ha portato all'esonero. Però perché, diciamo, parliamo di questa situazione? La CEO non è un giocatore, è l'amministratore delegato della Roma, è una donna, sì, straniera, se non sbaglio greca, insomma. Sì. Immagino che De Rossi probabilmente sul calcio avrà, insomma, avrà avuto la, come dire, la presunzione di saperne più della CEO greca, ecco, mi immagino, però sì, sì, vabbè. Sì, chiaro. No, il parallelismo è questo, cioè Palladino e la pressione, prima della sosta un bilancio mi dice il nostro titolo e te la faccio solo con la risposta secca. Ma Palladino, nel caso in cui in queste quattro partite non dovesse far bene, rischia davvero l'esonero? A me non sembra che la Fiorentina sia una squadra che esonera volentieri l'allenatore. È successo a Montella, ma se non sbaglio aveva perso 5-6 partite. È successo con Iachini, e lì fu commisso a dire aveva sbagliato perché aveva ceduto alla pressione della piazza. Quindi io credo che Palladino possa lavorare tranquillamente. Non penserei, voglio dire, certo, se Palladino arriva alla sosta con i punti di adesso, con tre punti, insomma, difficilmente potrà restare sulla panchina della Fiorentina, ma noi vogliamo essere ottimisti e pensare, certo, che Palladino nelle prossime tre partite faccia 4-5 punti, e così la Fiorentina possa riprendere una corsa che ancora non è cominciata. Con l'Atalanta abbiamo visto il 3-5-2 di mister Palladino, una piccola differenza rispetto al 3-4-2-1, ossia un trequartista tolto per mettere un centrocampista in più. Ma questo scenario è in attesa di Gudmundsson, per poi rivederlo lì in quella posizione insieme a Colpani alle spalle di Ken, oppure no? Oppure è il nuovo scacchiere di mister Palladino per prevedere una coppia d'attacco Gudmundsson-Ken con il buon Colpani in panchina? Allora, noi io la vedo così. A me sembra la Fiorentina, per la rosa che ha, sia fatta per giocare col modulo di Bergamo. Uno, perché così si abbozza di vedere con Sottil, che è quattro anni che deludono le nostre aspettative. Cioè, per una buona che fanno, ce ne 10 che non vanno bene. Io mi auguro e spero che la Fiorentina opti per il 3-5-2, perché a centrocampo ha molte soluzioni, perché sugli esterni ha dei giocatori molto forti, penso a Gosens, ma lo stesso Miraghi, e dall'altra parte Dodò e Kayode, e perché in attacco potrebbe giocare con una coppia di assoluto livello in campionato, Gudmundsson e Ken, e avere ricambi in Colpani e Beltran, perché Beltran, si è detto, tutta è due anni, si dice una seconda punta, poi si gioca a due punte e la seconda punta la facciamo fare a Econè. Ecco, se si recuperasse un po', come dire, di normalità, cioè anche di banalità, con scelte, come dire, scontate, probabilmente questa squadra, a mio avviso, potrebbe fare meglio. Quindi io mi auguro che la Fiorentina giochi col 3-5-2, mi auguro di non vedere più in campo Conè, mi auguro di vedere poche volte in campo Sottil, di vedere più spesso Beltran, che comunque lo scorso anno, ricordo, in stagione ha fatto 10 gol giocando poche volte nel suo ruolo e essendo sballottato qua e là. Mi auguro di vedere
spesso Goodmund sono accanto a Ken, perché mi sembra una signora coppia d'attacco. Sì, una signora coppia d'attacco con davvero, diciamo, questo inizio di Ken sfolgorante. Speriamo che possa continuare così, ma speriamo che sfolgorante sia anche la giornata del 29 di settembre, perché c'è Corri la Vita, insomma, tu sei nel gruppo di comunicazione di Corri la Vita, e quindi insomma raccontaci qua quanti iscritti siamo, cosa succederà, dici un po'. Beh, i fiorentini lo sanno benissimo, Corri la Vita è questo evento ormai da 22 anni anima e colore a Firenze nell'ultima domenica di settembre, quindi quest'anno sarà il 29. Le magliette sono già in distribuzione, basta un contributo minimo di 10 euro per avere la maglietta firmata da Ferragamo, quest'anno il colore è verde foresta, indossarla e il 29 partecipare a questa festa, fare questa camminata di corsa, di passo, camminando dalle cascine a Piazza della Signoria e partecipare a questa festa. Poi chi vorrà basta andare sul sito e si vede sul sito di Corri la Vita, con l'iscrizione a Corri la Vita avrà diritto di visitare gratuitamente una serie di luoghi molto belli della nostra città, abbinando quindi sport, solidarietà e cultura. Le maglie insomma stanno andando a Roma, ma ancora un po' ce n'è, ricordando che lo scorso anno erano 37.000 le persone che hanno aderito a Corri la Vita, ci auguriamo che anche quest'anno si possa bissare questo straordinario successo. E niente, l'unica cosa da dire è che andate e prendete la maglietta, ecco, perché veramente Corri la Vita è una giornata di grande festa. Ci vuoi svelare qualche ospite, qualche cosa che ancora non si sa, o non ci puoi dire nulla? No, io ancora, a parte non so niente di più di quello che ti ho detto, la Corri la Vita verrà presentata ufficialmente il 20 settembre al Salone 200 alla presenza della sindaca Funaro, e allora probabilmente ne sapremo di più, insomma comunque ci siamo, insomma si sta parlando di venerdì. È vero, si sta parlando di venerdì. Riavvolgiamo il nastro guardando la classifica, perché vorrei una tua riflessione su questa situazione. È vero, sono passate soltanto poche giornate, però l'Udinese è in testa alla classifica, quota 10, lì forse nessuno se lo aspettava, e invece conduce in solitaria. Nessuno. La classifica, è vero. Napoli insegue, Juventus, Torino ed Inter a quota 8, Lazio, Verona e via via tutte le altre. L'Empoli a quota 6, ancora da imbattuta. Quindi io vorrei che tu facessi una riflessione su Udinese, Empoli, il rendimento globale della Fiorentina e poi anche sul Bologna di Vincenzo Italiano, che ha salutato Firenze, è andato lì e per adesso no, non è che sta andando benissimo. Beh, l'Udinese evidentemente sta facendo benissimo, ha avuto anche un po' di fortuna, ma questa ci vuole quando si è primi in classifica con 3 vittorie e un pareggio all'inizio. Penso alla partita d'esordio contro il Bologna, dove invece di converso il Bologna è stato molto sfortunato. Però insomma l'Udinese se lo merita, perché è una società seria, amministrata bene, gestita bene, e che quest'anno con questo allenatore che nessuno conosceva sta ottenendo risultati importanti. Credo che poi alla fine l'Udinese rientrerà nel gruppo, non lotterà per non retrocedere, ma insomma farà un campionato normale. L'Empoli, come sempre, dimostra di essere una grande società. Questi risultati non sono frutto del caso, anche quest'anno hanno scelto i giocatori con attenzione e tra l'altro hanno giocato alla pari contro la Juventus, privi, mi sembra, del loro giocatore più forte, che è Fazzini. Ha dei giovani molto interessanti, ha dei giocatori esperti che possono dare una mano, ha questa coppia d'attacco Esposito-Colombo, che sono due ragazzi molto molto promettenti e molto bravi, ha un allenatore che sa come si lotta per portare a casa il risultato, e per cui all'Empoli non possiamo che fare come ogni anno i complimenti, perché non sbagliano un colpo in questa società. Hanno ripreso Malè, che mi sembra di capire che la stia facendo molto bene, e quindi anche all'Empoli dobbiamo battere le mani. Per quanto riguarda il Bologna, diciamo che il Bologna, a differenza dell'Atalanta, non ha utilizzato la qualificazione in Champions League come volano di crescita. Cioè, il Bologna ha perso i giocatori più forti lo scorso anno per dispersione, Calafiori e Zirkzee, ma anche Sané Mekens, Aibox e Ferguson, che rientrerà alla fine dell'anno, quindi ha perso i cardini del progetto e ha perso l'allenatore Thiago Motta. Li ha sostituiti con dei giocatori che sono delle scommesse, perché magari Sartori anche a questo giro farà centro, però ha sostituito delle certezze con dei punti interrogativi, che è, come dire, una tecnica di una società che non punta a tornare in Champions League, e infatti l'anno scorso a mio avviso ci si è trovata per caso, e che come ogni anno fa una squadra normale, ecco. Italiano allena una squadra normale e ha avuto anche un po' di sfortuna in questo avvio di stagione.
Per cui il Bologna dovrebbe dire ai propri tifosi che vivranno un sogno in Champions, perché giocheranno contro squadre, andranno a giocare a Liverpool, per dire, per Bologna è qualcosa di impensabile, e che anche quest'anno lotteranno per fare un campionato tranquillo. Cioè, se dovessero chiedere a Italiano, non dico la Champions, ma la qualificazione Europa, farebbero un grande torto all'allenatore che hanno scelto, perché questa non è una squadra che ha la rosa per andare in Europa. Poi Castro e Dallinga diventano Zirkzee, poi Erlich diventa Calafiori, e allora glielo possono chiedere. Però sulla carta il Bologna si è indebolito su tutta la linea. Giacomo Guerini, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia, ci vediamo presto sugli schermi Toscana TV, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte. Casaviola dunque per oggi termina qui, il ringraziamento va alla regia di Leonardo Aloè, di Massimo Brigato e la parte tecnica di Federico Salvi, noi ci vediamo domani sempre solita ora, canale 11 Toscana TV, per parlare ancora di Fiorentina, e vedremo se l'incontro tra Sara Funaro e Rocco Commisso ci darà qualche indicazione in più sullo stadio Artemio Franchi di Firenze. Da Gabriele Calderon, buonanotte.